We won't give up, we won't go away, 'cause we're not about to live in this master illusion. No, we don't wanna hear it up.
dice che sei di Tollo, quindi non poteva esserci scelta migliore, no, che vincere oggi. Sì, l'ho sempre sperato di vincere qui a Tollo, e oggi è stata una corsa dura, molto caldo, e alla fine qua ci siamo avvantaggiati in 5, di cui 3 compagni miei, e alla fine l'ho spuntata io. La prima vittoria della stagione o ce ne sono state altre? Questa è la mia prima vittoria, la seconda di squadra. Vorrei ringraziare Claudio Coccia, gli sponsor, Dante Cicotelli e tutti quanti. Poi terzo posto per il tuo compagno di squadra, Stefano. Sì, Stefano è sempre il capitano. Quindi hai battuto il capitano oggi? Sì, sì. Percorso abbastanza importante. Sì, però alla fine il percorso, cioè, non c'entra, alla fine i corridori fanno la corsa. Aspettavi oggi comunque di riuscire a vincere? Ci speravo. E ci sei riuscito? Sì. Complimenti, signori, il vincitore della Gran Fondo, percorso corto, Quintini di Ghiondo. Praticamente sulla linea di arrivo Manuel Fedele, che grande soddisfazione, complimenti. Ma grande soddisfazione di battere Manuel, alla fine quando sei lì siamo tutti, eravamo rimasti più accreditati, e quindi ho la spunta una o un'altra, alla fine va bene così, contento, secondo poteva andare meglio. Complimenti a Davide D'Angelo per la vittoria. Noi avevamo notizie che eravate in 8 in fuga, poi c'è stato questo allungo di Davide, non siete riusciti poi a riprenderlo, cosa è successo? Era a 20 km dall'arrivo, 20 km dall'arrivo, eravamo rimasti lì in 7 e niente, ci sono stati un po' di allunghi da parte di Nardecchia, di Alessandro Fantini, poi io ho rinunciato un po' di volte, alla fine è partito Davide sulla salita, ci sono andato la prima volta, poi è ripartito, ho preso quei 100 metri e lì c'è stato un controllo generale tra i sei rimasti, Manuel giustamente non tirava, io ho dato impulso, ma avevamo sulle gambe 130-120 km, quindi è andata bene così, dai. Percorso è abbastanza impegnativo, anche se non ci sono salite lunghe, sono tutte, diciamo, salite brevi che rimangono sulle gambe, perché oggi veramente è il primo caldo di questa stagione e oggi più che altro secondo me abbiamo sentito un po' il caldo. Avete fatto una gran bella corsa, adesso la prossima Antonello dov'è? La prossima domenica, il 1° maggio, credo faremo la Milano-Mentana per la Garibaldina e poi cominceremo a puntare sulle salite Spada San Martino, la Nuova Colli, Castel del Monte, la Bottini e tutto il resto. Bene, signori, Antonello Tirabassi, il secondo arrivato qui a Tollo, grazie, e ci vedremo dopo poi. Una prima posizione, ma anche una terza, no? Purtroppo proprio negli ultimi metri Manuel si è fatto recuperare. Sì, sto godendo di un'ottima forma, intanto ciao a tutti. Questa è la mia seconda vittoria, dopo la mia gara scarponi domenica scorsa. 10 km dall'arrivo ho avuto delle buone sensazioni, ho provato. Dietro ho avuto un ottimo Manuel Fedele che ha saputo gestire e controllare la situazione, oggi è andata bene a me. Volevo dedicare questa vittoria a mio padre che non sta godendo di un ottimo periodo e a tutto il team GoFast, sponsor compresi. Quindi sei reduce anche da un'altra vittoria, un momento buono per te? Sì, ripeto, sto iniziando a pedalare e ho delle buone sensazioni.
vediamo di portarle avanti finché durano, no? Il percorso bello, immagino, oggi giornata splendida anche dal punto di vista meteo. Complimenti all'organizzazione, è un percorso che a me piace. Noi come team volevamo partecipare a questa competizione, a questa gara. Voglio fare i complimenti, ripeto, a tutta l'organizzazione. Di fronte c'è il presidente Andrea Di Giuseppe. Sorride. Sì, è un presidente che non ci fa mancare nulla, non pecca, e questo credo che sia importante per un team. Grazie mille, la prossima quando? Adesso, la prossima dove? Non sappiamo ancora, valutiamo. Ma si vincerà ancora? Si spera, no? In bocca al lupo. Signori, Davide D'Angelo, il vincitore del team comparsa, abbiamo ricordato una prima posizione, ma anche una terza posizione di Manuel Fedele. È stato recuperato proprio negli ultimi metri da Antonello Tiravas. Lettura, vittoria quindi di Davide D'Angelo, team comparsa. Secondo posto Antonello Tirabassi, team Levante. Terzo posto Manuel Fedele, team comparsa. Poi quarta posizione Cristiano Nardecchia, team Nardecchia. Quinto posto Presta Leonardo, team Petrignano. Con sesta posizione Alessandro Fantini, team Melania. Settima posizione Boris San Massimo, Studio Moda. Ottava posizione Scaia Giulio, team Il Salice. Nona posizione Massimo Iannetti, team Valle Siciliana. E decima posizione per l'ex professionista Vladimiro D'Ascenso del team Melania. Quindi queste sono le 10 posizioni della fondo con il